questo appuntamento è ricevere la giocata di Gilardino, che con grande intelligenza lo smarca, la posizione è regolare e davanti al portiere ha tutto il tempo di controllarla col destro e col sinistro per battere Diego Lopez. Si intravedevano le difficoltà del Milan nella gestione, soprattutto su questa fascia, sulla fascia di De Sciglio, che qui vede il movimento ma non riesce ad assorbirlo, e lui è molto bravo e stretto davanti al portiere. Doppietta per questo ragazzo Gilardino, un uomo che ha segnato 178 gol in Serie A.